Un albero di Natale al centro di Piazza Lussello a Gela, realizzato utilizzando bottiglie di plastica, è l'iniziativa messa in campo dagli alunni della scuola primaria di Cantina Sociale. L'iniziativa scolastica fa parte del progetto Gela Ricicla, finanziato al comune di Gela dal CONAI, il Consorzio per il Recupero degli Imballaggi. Per le attività previste fino alla prossima estate, a Gela sono stati assegnati quasi 35.000 euro. Il riciclo è possibile, che col riciclo con un po' di fantasia si può dare la nuova vita ai materiali. Il CONAI lo fa in forma industriale, modificando, riportando la materia prima, ma comunque molto del materiale che viene considerato rifiuto può essere riutilizzato per fare anche delle cose totalmente diverse, come un albero di Natale con delle bottiglie di plastica. Diciamo che la sensibilità e il rispetto della nostra terra sta entrando nelle coscienze di ognuno di noi, di qualsiasi età. I bambini sono più facili a essere coinvolti, ma devo dire che soprattutto l'esempio deve venire dai grandi. Dai grandi che una volta consolidato si trasformano in numeri, e infatti dobbiamo dire che abbiamo avuto un incremento quest'anno a due cifre per quanto riguarda la raccolta differenziata, e a fine anno di fatto siamo attestati al 50%. Questo progetto ha avuto una doppia valenza. Intanto l'Istituto Comprensivo da tempo fa questo tipo di percorsi di riciclo, di riutilizzo di materiali che magari andrebbero ad andare, insomma, per le strade, perché spesso noi non facciamo un uso corretto di quello che in realtà ci dice l'amministrazione. Dall'altra, in realtà, è stato creato un prodotto che sicuramente i gelesi da questa sera potranno ammirare, che esteticamente è molto bello. Non voglio dire che è un'opera d'arte, ma sicuramente è un modo originale, straordinario di riutilizzare ciò che magari i ragazzi sarebbero tendenzialmente portati a buttare, quando va bene, negli oggetti preposti per appunto il riciclo. Quando va male, purtroppo, per strada, e spesso la città è sporca anche per volontà di noi stessi cittadini. Nel corso di questo anno scolastico saranno attivati progetti denominati Raccontiamo il riciclo e Differenziando si impara. A breve ci sarà l'emissione del calendario 2017, dove un mese sarà dedicato a Gela e ai risultati raggiunti alla raccolta differenziata, quindi tutta una serie di iniziative per disseminare informazione sulla raccolta differenziata per un territorio più pulito e più sano.